Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo lasciato il camper là, stiamo andando all'autunno in Barbagia, qui a Orotelli. E niente, stamattina diciamo che non è proprio partita come una mattinata prorompente, perché stanotte alle 2:30 una macchina, un pandino di quelli vecchi come il nostro, pieno di ragazzi, ha deciso di venire sfrecciando verso di noi, suonando il clacson e urlando wow! E poi ha fatto inversione e ha risuonato il clacson proprio giusto proprio perché voleva romperci i coglioni. E niente, quindi io mi sono svegliata, erano le 2:30 e non sono mai più riuscita ad addormentarmi, perché comunque, cioè, io sono, a parte il fatto che sono già una persona un po' ansiosa, un po' paurosa, quindi figurati, succedono ste cose, ciao, ero così avevo le orecchie tipo da Dumbo tutta la notte, e sono stata tutta la notte al cellulare per non dormire, per paura che sentissi rumori oppure non li sentissi e succedesse qualcosa, e quindi niente, esperienza bruttina. Esperienza. Poi hanno il vizio di suonare qua, io bruttina. Non capisco perché. Sì, ma poi qua hanno il vizio di suonare. Cioè, ma già da ieri quando siamo arrivati, ogni macchina che passa è un bip bip, bip. Lo fanno così, cioè tipo proprio bip, bip così. Non ho capito se o lo fanno per salutarsi o lo fanno perché non sanno guidare, quindi si mandano a fanculo a vicenda. Non ho capito del perché, comunque. Comunque, i coglioni ci sono ovunque, questo è poco ma sicuro, teste di cazzo, scusate il linguaggio, ma ci sono ovunque, purtroppo è così. Adesso vediamo questo autunno in Barbagia come sarà, se ci sarà, perché a me qua sembra che non ci sia più niente. Vediamo. Vabbè, poi tralasciando anche il fatto che comunque non è, secondo me, abbastanza ben organizzato, nel senso, se fai questi tipi di festività in questi paesi, secondo me un minimo devi dare un servizio che non vuol dire un campeggio, un'area sosta specifica con tutti i servizi per i camper, però almeno un parcheggio vicino al centro, perché ieri che ho chiamato il comune mi ha detto potete mettervi al parcheggio del cimitero, un'autostrada, questa strada, vabbè, potete mettervi al parcheggio del cimitero, però minchia, il parcheggio del cimitero è un chilometro di distanza. Oltretutto sta strada è tutta in salita e quindi arriviamo su che siamo già morti, però vabbè, ci sta per muoversi ogni tanto. Immagino magari con la famiglia che ha i passeggini e deve farsi tutto. Ma c'è poi, tra l'altro, nella mappa, vedete che passa la macchina. Ok, nella mappa c'è un'area parcheggio vicino al centro, però non capisco perché a noi hanno detto, forse perché eravamo in camper, non lo so, però comunque sia, ci mandi in un parcheggio del cimitero e poi alle 2:30 di notte io mi devo svegliare perché ci sono dei cretini che ti svegliano. Sì, che poi siamo gli unici in camper, non è che ci sia questo flusso di turismo gli in unici, questo posto. Gli unici. Infatti adesso andiamo a vedere, perché mi sembra veramente che non ci sia niente, nessuno. No, boh. Neanche. Andiamo a vedere se è veramente solo tunnel in Barbagia. Comunque, sì, che poi tutto dico, questo per dire che la mattinata non è iniziata per niente bene. Ora vediamo se continuerà. Dunque, noi abbiamo deciso di spostare il camper. Lo mettiamo più vicino perché abbiamo visto che ci sono dei parcheggi e non vediamo il motivo per cui dobbiamo lasciarlo parcheggiato laggiù. Poverino da solo, lontano. E allora adesso lo stiamo spostando più vicino al centro. Comunque stamattina stavano ancora allestendo, quindi tra un po' forse inizierà un po', vediamo. Forse sono tutte api, perché qua fanno miele, freschissime. Molto carino qua. Qua è un bel posto, l'arte della carne, bel posto. Bellissimo, e là il pane. Questa è la lavorazione del sughero. Buongiorno. Buongiorno. No, che carino.
Ma è una figata. È caduto. Prima fatto. Meraviglia. Ma non è un filato. Ma c'è la carta? Meraviglia. Beh, ecco, praticamente tu cammini nelle vie normali. Ogni tanto ci sono questi QR code, giusto? Lì QR code. Sì. Io sono un po' anziano. Sono questi QR code domus. Dove, esatto, domus, dove in base alla cartina ti dicono che cosa fanno. Tipo e questa fanno... è la 28. Creazioni Cucito Varo e profumi di Sardegna. La 28, per leggere qui. I like Sardegna. Creazione Cucito Varo e profumi di Sardegna. E quindi adesso entriamo. Ok, 41, laboratorio del dolce. Entriamo. Laboratorio del dolce tipico. Tipico. Non so già questo pistillo. Facci sapere come sono questi due lì. Tipo le caschette, sì. È meraviglioso. Assaggiare subito. Un ingrediente belli. Un po' di zucchero per i belli. Ah, questi sono dolci. Sì. Ascolti, come sono? Confezione? Ah, come sono qui sì, da 3. Una confezione buone. Di 3,5 euro. Ah. Se vuole questi da 1 sono 2 euro. Ah. Più lavorati però, e tutti a fiori. Ah, ecco. Perché molta gente... Certo. Anche per fare un pensierino. Certo. Siamo nel posto giusto. Ecco, brava, allacciami le scarpe. Brava. Questo è il nostro paese di balocchi. Sì, il camper così dovrebbe, anziché le lucine, questo deve aver appeso. Si giri comunque, si fanno in autunno, perché vedi oggi è il primo ottobre, si sta benissimo, siamo in maglietta ma senza sudare, temperatura fighissima e bene che siamo venuti a ottobre. Polpette d'asino e patatine fritte, sei contenta? Molto, però ce n'è troppo poco. Panino con... fai vedere, apri. Pitozzulu. È un qualcosa. Pitozzulu. Una patatina. Non lo ricordo più come si chiama. Sì, sono contento. Bellissimo. È vero? Guarda queste cose. Questo qui per fare l'olio. Ciao ciao. Ah. Dove non potevamo finire se non
Allora, ci siamo limitati, abbiamo preso soltanto del prosciutto crudo e del salame e un po' di pane, sicuramente buonissimo, poi ve lo facciamo vedere, ma tenuti proprio, tenuti. Bene, noi ci siamo messi in viaggio. Raggiungiamo la costa est, quindi un'oretta di strada ce l'abbiamo tutta. Allora, la festa è stata molto molto bella e alla fine sono rimasta molto soddisfatta. Sì, anche se non è che abbiamo visto tutto, perché poi alla fine c'era anche stasera. Sì, sarebbe stato da rimanere stasera e poi domani, che c'era anche la sfilata delle maschere, però siccome non avevo voglia di passarmi un'ulteriore nottata in bianco, spiace, ma se purtroppo questi posti hanno gente, come ho detto prima, di merda, scusate, ma di merda, e purtroppo ci rimette anche il paese, perché comunque è turismo in meno. Eh sì, anche perché noi oggi abbiamo mangiato fuori, abbiamo preso i salumi. Sì, abbiamo mangiato lì alla festa, abbiamo comprato della roba, quindi comunque il turismo, se fai queste cose, c'è, però purtroppo, non lo so, che non è colpa del comune, perché purtroppo i coglioni ci sono ovunque, però il pensiero di magari passare di nuovo la notte in bianco perché ci sono di nuovo ragazzi così che fanno queste cose o peggio, non mi fa stare tranquilla e quindi rinuncio, purtroppo, perché comunque dispiace un sacco anche a me, però rinuncio e c'è un giorno di turismo in meno. Ok, noi siamo due persone, non valgono niente, però magari sai, adesso qualcuno sente quello che ho passato e magari non si rifiuta di andarci a prescindere, non sai mai, però mi spiace perché io lo consiglio tantissimo perché è stata veramente una festa bellissima e mi è piaciuta un sacco, siamo entrati dentro queste casette dove c'erano un sacco di cose, facevano anche vedere le produzioni, avrei voluto comprare poi qualsiasi cosa, però non si sarebbe neanche mantenuto, quindi a prescindere non potevamo. Poi abbiamo mangiato, buonissimo, io delle polpette d'asino meravigliose e lui un panino con... Panino con della salsiccia che fanno loro spricciolata, si chiama pizzolo. Una cosa del genere, buonissima, e quindi siamo stati veramente veramente bene, però mi spiace, stasera c'erano i balli, tipici della Sardegna, domani c'era la sfilata delle maschere, mi spiace veramente tantissimo perdermelo, però non ce la faccio, io cioè ho passato veramente dalle 2:30, non ho dormito niente, cioè sono anche stanca, voglio dire, e so che non riuscirei neanche a dormire stanotte perché mi conosco e quindi magari gente, io sono più una cagasotto degli altri, è quello poco ma sicuro, però non me la sento, preferisco rinunciare e niente. Vabbè, comunque adesso ci rifiondiamo sul mare con la speranza che ci sia posto, con la speranza che non ci siano divieti. Vediamo, adesso facciamo la costa est e andiamo a... Ah, verso Rosei. Verso Rosei. Buonasera. Allora, c'è stato un piccolo cambio di programma. Allora, siamo andati a Rosei, zona a Rosei, a vedere dei parcheggi. Allora, il primo, no, è vietato l'ingresso, ci abbiamo provato comunque, però abbiamo chiesto al bar che c'era lì sulla spiaggia, ci ha detto che erano già venuti ieri a fare dei controlli e che quindi se fossero venuti di nuovo ci avrebbero trovato lì, o ci mandavano via o ci facevano la multa, e quindi abbiamo detto vabbè, ce ne andiamo. Allora siamo andati a un secondo parcheggio e costava la bellezza di 48 euro un parcheggio, parcheggio per auto, 48 euro mezza giornata, una nottata e un'intera giornata, perché volevamo fare mezza oggi, la notte e poi l'indomani. Non mi è sembrato proprio il caso, zero servizi, niente, solo parcheggio, 48 euro, mi sembra un po' esagerato, quindi
Niente. Allora, volevamo andare a Berchida perché lo scorso anno eravamo andati, avevamo pagato 15 euro, mi sembra. Era una bell'area sosta, carina, sulla spiaggia. Cioè, sulla spiaggia sì, non è proprio. Sì, un'area sosta, è un parcheggio. È un parcheggio barra area sosta, nel senso che c'è carico e scarico, e però sei a parcheggio, tipo campeggio per dire, però uno attaccato all'altro e sulla sabbia, cioè sulla sabbia, sullo sterrato. E la spiaggia, c'è il ristorantino, il bar, la spiaggia gigantesca, bellissima e tutto quanto. Però ho guardato su internet e quest'anno costa la bellezza di 25 euro la notte, 20 euro l'intera giornata, era 15 euro mezza giornata. Quindi avevamo fatto un calcolo, ci veniva a costare, mi sembra, più o meno 70 euro all'incirca. Circa, sì. Sì, comunque circa 70 euro. E non mi è sembrato di nuovo il caso. Allora abbiamo, cioè, siccome ci eravamo fatti praticamente tutta la costa est, quasi, abbiamo detto, senti, boh, basta, non è che possiamo arrivare fino a Olbia, perché qua abbiamo capito che il nord-est, no, fuori stagione, ma fuori stagione tipo dopo il 15 ottobre, allora lì è fuori stagione, abbiamo scoperto. Quindi... ma noi torniamo il 16 sì, ottobre. Sì, il 16 a... abbiamo deciso che andremo a Berchida, perché c'è scritto che inizia la stagione da giugno al 15 ottobre, quindi... noi il 16 ottobre andiamo a Berchida e vogliamo vedere. E anche perché ci piaceva, quindi ci è dispiaciuto anche non andare. Quindi il nord-est, alta stagione, no. Dobbiamo poi vedere il sud-est. Ci hanno detto che ce l'hanno molto molto consigliato, quindi non posso dire niente sul sud-est. Nord-est però no. E quindi siamo tornati nella nostra costa ovest, che ci è piaciuta, l'amiamo, l'adoriamo. In realtà non siamo ancora in costa ovest. Sì, no, aspetta, e l'adoriamo e quindi vogliamo tornare. Abbiamo detto, senti, tanto vale che, tanto poi Porto Torres è di là, quindi tanto vale che andiamo nella costa ovest e ci godiamo un po' il mare, anche perché adesso sta iniziando di nuovo a fare il bel tempo, siccome è stata una settimana brutta, e andiamo a goderci un po' di mare. Ok, allora, però erano 2 ore e mezza, quindi col camper fai anche quasi 3 ore. No, ma che poi stavamo guidando da altre 3 ore. Esatto, che stavamo guidando da altre 3 ore, perché poi eravamo partiti da Orotelli, dove abbiamo fatto l'autunno in Barbagia, tra l'altro bellissimo, lo ridico. E quindi stavamo già guidando da tantissimo tempo, dovevamo ancora guidare tantissimo tempo, e quindi abbiamo pensato, stacchiamo, prendiamo magari un campeggio, un agricampeggio, preferibile agricampeggio, in mezzo. E allora abbiamo trovato sto posticino bellissimo, tra l'altro, e il signore che ci ha accolto, stragentile, sono fantastici, ci hanno invitato dentro al locale, abbiamo chiacchierato, sono stati veramente gentili, io veramente li amo tantissimo, i sardi. E adesso siamo in questo agricampeggio dove ci siamo solo noi, ed è la cosa più bella del mondo. Siamo nell'entroterra ancora, quindi non c'è il mare, non c'è niente, siamo proprio in mezzo al verde, ma è bellissimo. Infatti non vedo l'ora di dormire, siccome stanotte non ho dormito niente, non vedo l'ora di dormire. Poi adesso fuori ci sono 16 gradi. Ah, e quindi c'è quella arietta bella che ti fa proprio dormire bene sotto le coperte. Comunque il campeggio l'agricampeggio lo facciamo vedere domani, perché adesso mangiamo, che siamo stravolti, affamati e stanchi, quindi poi sta diventando un po' buio, ci piace farlo vedere con la luce del sole, quindi lo facciamo vedere domani bene bene tutto dove siamo. E comunque c'è anche la corrente, carico scarico. Sì sì, qua è comunque compreso carico scarico, la corrente. E oltretutto c'è l'acqua sulla colonnina della 220, quindi non ti devi neanche spostare. E 15 euro, fantastico, c'è altro che 70, 48 euro, 50 euro, 15 euro, meraviglioso. Ok, adesso noi ci cibiamo e poi niente, cioè andiamo proprio a dormire, perché io sono devastata. Ah, comunque faccio vedere. A proposito di cibo, l'acquisto di oggi, uno dei, perché poi abbiamo preso anche il prosciutto crudo, ma abbiamo deciso di non mangiarlo stasera. Questo è il salame. Com'è? Madonna, profuma. Santa, porca miseria, me lo spruzzerei sul collo prima di uscire. Ecco, al matrimonio potevo spruzzarmi un po' di questo profumo. Certo. E al salame. Certo. Mm. Bene, invece stasera mortadellina col panino appena preso e un po' di salame.
Il prosciutto crudo abbiamo deciso di non mangiarlo stasera perché abbiamo paura di bere tutta la notte, e anche se la mortadella non è che... però... E boh, niente. Quindi ci si vede domani con l'aggiornamento dell'agricampeggio.